Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video. In questo video voglio farvi vedere due prodotti in azione. Allora, il primo è questo qui ed è l'eyeliner Kajal 2 in 1 della linea Pupavamp che è uscito in questa collezione qui, questa leopardata. Ed è principalmente questo qui. È questo prodotto qua, che da una parte ha la punta dell'eyeliner e dall'altra ha la punta del Kajal. Ecco, io questo l'ho preso all'acqua e sapone e l'ho pagato 12,50 euro, però insomma penso che se girate un pochino lo potete trovare anche a meno. E poi voglio provare insieme a voi anche questo, che è il Lift Volume Express di Maybelline, che ho trovato in questa confezione qui, sempre all'acqua e sapone, in offerta a 9,90 euro, insieme alla matita, che è questa qui, insieme a questa matita qui, che è la Line Refine, che ho provato ieri, ed è una matita nera tranquilla, senza infamia e senza lode, anzi, la matita nera mia preferita di Kiko è decisamente pure più scrivente, quindi non è che mi abbia entusiasmato un granché. E quindi dentro all'interno c'era questo qui, che ha questo scovolino, anche questo scovolino curvo, ed è un mascara che dovrebbe dare volume e allungamento. Scusate. Allora, niente, adesso vi faccio vedere l'applicazione dell'eyeliner del Kajal e del mascara e poi ne parliamo. Cosa dirvi? Ci sono un paio di cose. Allora, questo è fantastico. Cioè, questo duo mi piace tantissimo. Io sapete che avevo, cioè ho questo qui che è il Kajal Deep Black di Kiko e poi il Super Extend di Avon. Il Super Extend di Avon. Allora, questo supera nettamente questi due. Allora, l'eyeliner è fantastico, nerissimo. Ora bisogna vedere certo col tempo quanto dura questa questione del nero intenso piano piano che il prodotto va a scemare all'interno. Però è veramente molto molto bello come prodotto e il Kajal è assolutamente perfetto, cioè è un Kajal nerissimo che si stende con facilità ed è decisamente più nero di quello di Kiko.
Quindi, questo duo poi mi piace anche per il fatto che portate insieme due prodotti in uno, il che è un salvaspazio quando soprattutto si viaggia o comunque si portano i trucchi in giro per dei ritocchi durante la giornata, eccetera. Quindi ottimo, ottimo prodotto. Il prezzo ovviamente è un po' altino, ma sappiamo tutti che i prezzi della Pupa non è che siano low cost, sono di fascia media, ma non sono bassi. Però ne vale veramente la pena perché comunque voi andate ad acquistare due prodotti in uno e per due prodotti in uno 12 euro è un prezzo accettabile. Quindi io ve lo consiglio. Questo mascara. Allora, su questo mascara invece ho da dire un paio di cose. Allora, innanzitutto la consistenza sembra già secco. Sembra decisamente già secco, il che non mi piace. Non è liquido assolutamente, è molto molto corposo, quindi è anche abbastanza complicato da stendere. Voi avete visto che io ho fatto due applicazioni del mascara perché fondamentalmente faccio sempre due applicazioni di mascara. Però questo mascara promette quello che dovrebbe fare, ovvero allunga, incurva e volumizza. Logico, è difficile da stendere, quindi bisogna stare un po' attenti nella stesura e perderci un pochino di tempo. Non è un mascara da utilizzare quando uno è di corsa, assolutamente. È un mascara che ha bisogno di tempo, quindi magari, che ne so, uno ha un po' più di tempo, lo può utilizzare tranquillamente, oppure si prepara con largo anticipo, lo può utilizzare, quindi diciamo riesce a dosare bene il mascara nelle ciglia. Per chi è di corsa o vuole un mascara che si metta velocemente e abbia un bellissimo effetto, no. Per avere un effetto volumizzante, allungante, incurvante in pochissimo tempo senza spenderci troppo tempo, è questo qui sempre di Maybelline, il ciglia sensazionali. Secondo me questo è meglio. Questo qui è un buon prodotto, solamente che c'è bisogno di accortezza quando lo si utilizza. Adesso vi voglio far vedere anche un gloss sempre di L'Oreal che avevo preso un po' di tempo fa e che non vi ho mai fatto vedere ed è questo qui. Questo qui è la colorazione 208 ed è Flash Dance ed è un dazzle, cioè è uno di quei gloss con i glitter all'interno. Questo all'interno ha dei glitter sul dorato maggiormente. E adesso ve lo faccio vedere perché è bellissimo, bellissimo. Poi si adatta con il mio maglioncino di oggi. Eccolo qua, ragazze. Allora, la videocamera, il cellulare me lo sfalza un po' il colore. Perché è un colore più sul viola che sul rosso. La videocamera me lo fa vedere sul rosso. Comunque è molto 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 bello. Poi insomma lo potete vedere da soli che è un bellissimo colore ed è appunto il 208. Anche questi hanno un costo un pochino elevato, mi rendo conto, però ne vale la pena. Niente, questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile e niente, fatemi sapere se anche voi vi trovate bene con questi prodotti che vi ho fatto vedere e ci vediamo al prossimo. Ciao!